Iscritto a parlare Pasquale Salemme, segretario nazionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Vi devo pregare nuovamente di contenere entro i 5 minuti perché ci cacceranno dall'aula, altrimenti. Allora, buongiorno a tutti. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i partecipanti e soprattutto ai senatori e onorevoli di Fratelli d'Italia e in particolar modo al senatore Patrizio La Pietra che da anni ho instaurato un rapporto di collaborazione occupandomi direttamente della Toscana. Volevo partire dal report Toscana, ma dalla relazione vorrei in qualche modo riprendere un titolo che comunque è riportato. Polizia penitenziaria, un corpo dimenticato dallo Stato, che peraltro avverte un profondo senso di abbandono da parte delle istituzioni. Io credo che il punto di partenza del decadimento della Polizia penitenziaria è stato con l'introduzione della vigilanza dinamica. Chi mi ha preceduto ha ampiamente illustrato quali sono stati gli effetti della vigilanza dinamica e quali erano i propositi dell'amministrazione della vigilanza dinamica, costretti in qualche modo ad intervenire per cercare di arginare la sentenza Torreggiani del gennaio del 2013. Quindi con un modo diverso della gestione dei detenuti all'interno comunque dei reparti. Ma io credo che comunque era anche un modo diverso per andare a sopperire a quello che comunque erano e sono le carenze della Polizia penitenziaria. Quindi in realtà è come se avesse preso due piccioni con una fava. In realtà i propositi dell'amministrazione erano nella vigilanza dinamica, quindi detenuti aperti all'interno comunque di queste sezioni per far sì che non oziassero più all'interno delle celle. In realtà crediamo vivamente che sia stata fallimentare tale politica, perché i detenuti continuano ad oziare, anzi riescono a stare più tempo insieme e quindi questo ha svilito quello che comunque era la funzione principale della Polizia penitenziaria, quindi l'osservazione del detenuto. Ma non solo. Ha fatto sì che oggi il detenuto, proprio perché per un rapporto di forza, perché comunque stando tante persone tutti insieme all'interno di un reparto, e grazie ad altri fattori, soprattutto a ciò che comunque si è verificato dalla pandemia ad oggi, si sente più forte e in qualche modo si sente intoccabile. Tutto ciò si riversa sulla polizia penitenziaria e noi assistiamo passivamente. Perché oggi la Polizia Penitenziaria, i colleghi sono sul fronte, stanno combattendo, e non ho vergogna di dirle, una guerra, non loro, non hanno armi, sono in balia degli eventi. Noi registriamo aggressioni tutti i giorni. Senatore, lei ha fatto un dossier sulla Toscana, quindi l'ha girata molto bene, la conosciamo entrambi molto bene. Domenica scorsa c'è stata un'aggressione a Firenze Sulicciano, l'ennesima, credo che siano circa 20 dall'inizio dell'anno d'oggi, ma le dico di più. Questa mattina c'è stata l'ennesima aggressione, un ulteriore agente colpito comunque da un pugno, il quale per grande spirito di abnegazione, nonostante abbia ricevuto questo offendente, ha continuato a lavorare. E questa è la Polizia Penitenziaria. Continua a lavorare con grande spirito di abnegazione, nonostante comunque sia abbandonata dall'istituzione. E su questo comunque io voglio che Fratelli d'Italia si adoperi, perché i miei colleghi, qualcuno mi ha preceduto, parlava di istituire dei garanti anche per la Polizia Penitenziaria. Io non credo che noi abbiamo bisogno di garanti, noi abbiamo bisogno di dignità, che ci venga restituita la dignità di servitori dello Stato, perché noi siamo servitori dello Stato. È questo che comunque serve a noi e questo lo deve fare soprattutto la politica. Perché i colleghi tutti i giorni adempiono il proprio lavoro
con grande sacrificio. E credo, ho sentito i diversi interventi dei senatori e onorevoli che hanno contezza del carcere, hanno girato il carcere, quindi hanno visto che cosa fa la Polizia Penitenziaria. Quindi il problema principale in questo momento storico sono far fronte all'aggressione. Non è possibile più dare delle risposte, l'amministrazione non sa come far fronte alle aggressioni. Cioè non è assolutamente possibile che un lavoratore, un servitore dello Stato, ogni mattina deve essere continuamente minacciato, oltraggiato e addirittura aggredito da soggetti che hanno fatto una scelta di vita nel delinquere. Noi non siamo stati costretti, loro sono costretti a stare nelle patrie galere, noi no, noi siamo servitori. Quindi è questo, credo, che comunque il problema principale che in questo momento bisogna che la politica affronti. A tutto ciò che contribuisce un'altra tipologia di ristretti, che peraltro non vorrei neanche chiamare detenuti, soggetti con problemi di natura psichica. Come ha detto qualche collega che mi ha preceduto, la percentuale molto alta delle aggressioni proviene da questi soggetti. Molti di questi non dovrebbero stare nelle strutture penitenziarie, ma dovrebbero essere curati, dovrebbero stare nelle strutture sanitarie e dovrebbero essere seguite dai medici. Poi eventualmente la Polizia Penitenziaria si potrebbe occupare eventualmente della sorveglianza della struttura esterna, ma noi non siamo medici, noi siamo poliziotti, non siamo educatori, non siamo psichiatri, noi facciamo di tutto di più. Noi durante, soprattutto nei turni pomeridiani e nei turni notturni, facciamo di tutto di più. Facciamo i mediatori, facciamo anche i preti, perché anche quello ci tocca fare. Perché davanti a una situazione critica, ad un evento critico, l'unico strumento che abbiamo oggi è cercare di contenere il detenuto. Cercare comunque di calmarlo. Con tutti gli strumenti a nostra disposizione, attenzione, strumenti che non ci ha dato l'amministrazione, strumenti che sono frutti di esperienza, di consuetudine, che ci sono state tramandate da chi comunque ha fatto questo lavoro per tantissimi anni. Quindi un altro aspetto fondamentale, noi non abbiamo un protocollo operativo. È fondamentale, ogni qualvolta noi siamo intervenuti con l'amministrazione ha cercato sempre di sminuire il problema, ma fondamentalmente c'è un motivo, perché nel momento in cui comunque vengono definite una volta per sempre le regole di ingaggio, e quindi io so da operatore, da comandante, da ispettore, che come devo comportarmi davanti ad una situazione, ad un evento critico, le responsabilità non ricadono più sull'operatore che comunque interviene in quel determinato momento, ma ricadono comunque su altre figure. Ed è questo il motivo perché l'amministrazione restia a far sì che comunque si venga stilato un protocollo operativo. Oggi invece ci ritroviamo che poi andiamo a gestire alcune situazioni e purtroppo noi non parliamo comunque di situazioni che possono essere comunque risolte in maniera bonaria molto spesso. Ma molto spesso bisogna fare uso della forza nei limiti del consentito e allorquando è previsto direttamente comunque dall'ordinamento penitenziario, però sono situazioni che comunque possono sfuggire di mano, ci mancherebbe. Quindi è necessario comunque un protocollo operativo. Mi dispiace che l'onorevole Del Mastro delle Vedove è andato via, ma io vorrei fare un passaggio sui garanti detenuti. Ho sentito che i miei colleghi, nessuno ha fatto un passaggio del genere, ma noi lo facciamo. Noi abbiamo assistito negli ultimi anni alla proliferazione del garante nazionale, garante regionale, ogni comune si sta dotando di un proprio garante. Non riusciamo a comprendere il fondamento giuridico di questa figura, anche perché c'è già una figura prevista dall'ordinamento che deve tutelare i diritti dei detenuti, che è il magistrato di sorveglianza. Quindi qual è il senso? Qual è il senso? La spettacolarizzazione comunque delle carceri?
oppure per puntare il dito sempre contro i cattivi, che è la polizia penitenziaria, perché soventemente quello che fanno è puntare il dito contro la polizia penitenziaria. Addirittura siamo arrivati al punto che comunque vogliono controllare la polizia penitenziaria. Avevano proposto di istituire in tutte le sezioni detentive dei sistemi di videosorveglianza direttamente collegati agli uffici dei garanti. Ma stiamo scherzando? Oppure partecipiamo ai corsi di formazione per formare il personale di polizia penitenziaria? Ti voglio segnalare il tempo. Concludo. Oppure gli stessi corsi di formazione di polizia penitenziaria, abbiamo comunque tra i docenti garanti dei detenuti. Cioè, questo è un altro aspetto che comunque va affrontato. Vorrei chiudo e non mi dilungo più di tanto. Io vorrei concludere, al di là che comunque siamo pienamente d'accordo per l'istituzione del capo della polizia finanziaria, che ben venga, e da anni ormai che lo chiediamo, l'istituzione dei ruoli tecnici, i medici del corpo. È assurdo che non abbiamo un medico del corpo, è assurdo che nelle commissioni per l'arruolamento ci siano comunque medici di altre forze di polizia, è assurdo che alla commissione medico ospedaliera non ci siano comunque medici del corpo. Quindi sì, vorrei concludere soltanto facendo brevemente un'osservazione ai lavori della cosiddetta commissione Ruotolo, che in qualche modo vorrebbe stravolgere quelli che sono i compiti istituzionali della polizia penitenziaria. La polizia penitenziaria è uno dei quattro corpi di polizia dello Stato e deve rimanere tale, perché ognuno di noi si è arruolato per fare il poliziotto, non per fare comunque altre cose. Poi, che comunque si voglia riformare il carcere, ci sono altre figure professionali, gli educatori, i psicologi, qualunque sia, ma non la polizia penitenziaria. La polizia penitenziaria comunque ha un ruolo ben specifico e deve continuare a farlo. Poi, se il disegno politico è quello di svilire la polizia penitenziaria, a questo punto siamo propensi ad passare in altre forze di polizia. Grazie. Grazie a lei. Ho capito che non sono abbastanza persuasiva nel farvi contenere i tempi. Dunque, Francesco Lavra, responsabile dell'area dirigenza dell'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria. Ah, perché era... Prego, ha ragione, mi perdoni. Era quello che era Domenico slittato. Pellicci, era slittato.